Intanto non è una discrezione del governo, la sentenza della consulta è immediatamente esecutiva, uno. Seconda cosa, noi ieri abbiamo fatto l'incontro col vice ministro Morando, non corresponsabile dell'economia della Lega, e quindi secondo me bisogna anche specificare i numeri Taddei che non sono quelli reali. Intanto non è vero che il Però 70. Taddei non spezzo una lancia che Taddei ha detto che non li faceva i numeri, No, no, quindi no, sul appena Ministero dell'Economia. Ah, sulla ah, appena prego. detto che due terzi dei pensionati sono sotto 3 volte la minima, non è così, è la metà. Il 54% è dentro 3 volte la minima. E seconda cosa, non posso accettare, come dicevo prima, che venga detto che in questo modo si va a aumentare la parte benestante del paese. Io ricordo che Chi l'ha tre detto? volte lei, quando ha No, detto no, che chi bisogna l'ha aumentare detto? sulle pensioni, Non ho detto questo a lei, non mi tengo a quella bisogna parola che non ho dire detto. che, bisogna ricordare che 3 volte la minima sono 1.100 euro netti al mese circa. Non penso che sia una persona benestante, magari anche un figlio a carico disoccupato, perché voglio ricordare che siamo al massimo storico, grazie anche alle politiche di questo governo, di disoccupazione giovanile 43,1%. Terza cosa, quello che è stato fatto con l'articolo 24 del Salva Italia, la riforma Fornero, in particolar modo ovviamente il comma 25, ovvero questo di cui stiamo parlando, delle indigizzazioni. È stato uno scippio fatto ai pensionati, perché non è un regalo che si faceva ai pensionati dargli l'adeguamento rispetto al costo della vita. È un diritto che hanno semplicemente per dire che la pensione vale allo stesso modo rispetto anche all'aumento del costo della vita, la tua qualità della vita nel possibile rimane uguale, senza aumenti, senza privilegi, senza nulla. E dunque quei soldi vengono tornati tutti i soldi a tutti. Che sia chiaro. Se dopo il problema, perché adesso non si può svegliarsi come le belle addormentate, esistono le pensioni d'oro. Perché per quanto riguarda quel tema, che è una cosa ben diversa dalle indicizzazioni, la Lega, e non è stata l'unica, ha portato in aula una proposta di legge per andare a affrontare il problema e andare a risolverlo, ovvero il ricalcolo contributivo per le pensioni superiori a una certa entità. Il risultato sa qual è stato? Che il Partito Democratico di Renzi ha bocciato la proposta di legge rimandandola in commissione. E non è che quindi adesso, quando invece deve tirare fuori i soldi perché la stessa Corte Costituzionale dice che è stata sbagliata quella norma votata, oltretutto non do solo la responsabilità alla Fornero, ma anche a tutti quei partiti che l'hanno votata, non si può svegliare dicendo ma esistono le pensioni alti. Benissimo, se esistono delle pensioni alti, oltretutto che non corrispondono a determinati contributi versati, bisogna andare a intervenire e noi avevamo detto come farlo. Se Però invece c'è un bisogna problema, fregare. ammetterà che c'è un problema comunque Certo. di grande tanto di principio di grande condizionamento della politica economica e anche di No. Quantità di Di finanza risorse pubblica, sui dai. Mi conti. scusi, non c'è dubbio, però vorrei domandare dove sono finiti quei soldi? Non sono andati a risanare il debito pubblico, perché il debito pubblico è aumentato. Monti, Letta, Renzi hanno aumentato, adesso siamo al massimo storico di debito pubblico. Sapete dove sono andati? Gli unici soldi che sono usciti dal nostro paese sono andati per salvare Vabbè, nel per 2012 le salvare. banche tedesche e francesi che Vabbè. erano esposte con la Grecia. Sono andati fuori, non è vero che abbiamo dato i soldi per salvare le banche tedesche e francesi? Per Forse non è vero? cortesia, questo è un Negate! processo.